Piacere sicuramente non da poco, è un'Olimpiade per bambini, ma come ho sempre detto, quando uno fa una manifestazione non importa a che livello, ma soprattutto per un bambino sarà come fare un'Olimpiade vera, per cui è un'iniziativa bella e spero che abbia tanto successo, perché sinceramente dopo questo Covid e dopo questa pandemia credo che abbiamo perso tanti ragazzi per la strada, quindi c'è bisogno di recuperare nuove leve per tutti gli sport. Infatti c'è un'occasione di vedere anche qualche ragazzo in vasca, per esempio, per quanto riguarda il tuo sport. Me lo auguro, io so che tanta gente hanno cessato, perché già gli orari sono difficili, già le difficoltà sono tante, nel momento in cui ti fanno star fermo 8, 9, 10 mesi diventa difficile. Se poi aggiungiamo difficoltà anche per certi versi economiche del paese, il pasporto oggi talvolta costa, quindi mi auguro sia l'inizio di una nuova vita, ma soprattutto di una vita sportiva, perché lo sport, ci si ricorda dello sport solo nei momenti in cui fa comodo, ma lo sport è importante davvero. Quanto ti manca l'emozione di un'Olimpiade? L'Olimpiade è la cosa più bella del mondo. Io credo che l'Olimpiade, io guarda, posso dirti che ho fatto l'Olimpiade del 2004 come opinionista Rai e c'erano i calciatori che tornavano per la prima volta. Dei bambini che pur con tutti i loro grandi ascolti che hanno, però vedere un'Olimpiade anche per loro è stata una cosa. Il villaggio olimpico è indescrivibile, bisogna viverla.